sono il Parma Club Millennium con il presidente Romeo Saccani e poi il Parma Club numero 10 con l'altro Romeo, presidente Romeo Dinelli, quindi il Parma Club Giuseppe Verdi con il presidente Roberto Faccini e poi il Parma Club Banca Intesa con Giuseppe Antigeri, storico presidente di uno dei primi club. Allora, una serata qui al Club Dipendenti Sanità, una serata che è importante perché è una delle primissime vere feste di club in questa stagione che speriamo ne proponga tante, visto l'entusiasmo che circonda questo Parma e che è resa possibile grazie anche all'apporto degli sponsor che sono importanti per i riconoscimenti, i premi più tardi. Come al solito ci saranno l'estrazione dei biglietti della Liffa che vi dico sono già stati venduti, quindi poi vedremo chi saranno i fortunati vincitori. Allora, gli sponsor innanzitutto iniziamo da Luca Mancini e Sara Bazzini, che è anche poi la responsabile della cucina, e quindi anche un applauso per tutto, insomma, quello già ci sarà poi anche una cosa, ma insomma non ci già risultato tutto che c'era di buono questa sera per la cucina di questa serata. Poi per quanto riguarda anche la parte alimentare di premi e riconoscimenti, il supermercato Fratelli Bossi via 7 Fratelli Cervi, per quanto riguarda l'oreficeria c'è l'oreficeria Duchessa di via Montebello e l'oreficeria Claudio di via Farini che offrono riconoscimenti anche in questo caso. Poi abbiamo il doppio zero di via Montebello, abbiamo poi anche Cap Service di via Dante, il bar Chicco di Borgo Giacomo Tommasino e infine il caffè Domino. Quindi tanti sponsor, tanti amici di questi club che hanno voluto contribuire a questa serata così bella, così importante, così festosa, proprio anche come ritrovo e anche come momento naturalmente del campionato, visto i risultati. C'è una dieta novità, una bella novità rispetto alla consuetudine delle tantissime feste alle quali anche ho partecipato, anche presentato e anche da ospite. Quest'anno c'è una squadra femminile che gioca sotto i colori con la maglia rossa con la Parma, con il Parma Calcio 1913, e abbiamo questa sera due giocatrici di questa formazione che è prima in classifica assieme a San Marino, 5 partite, 5 vittorie, quindi 15 punti, e allora insomma speriamo che ci sia una risalita. Le chiamo tutte e due qua assieme per salutarle idealmente dal punto di vista della dal punto di vista dei tifosi, insomma, dei tifosi e di tutti gli ospiti che sono presenti qui in sala, e sono quei nomi perché qua insomma perdonate, ma naturalmente la conoscenza è ancora relativa, ma avremo modo credo insomma di conoscere anche loro modo approfondito. La numero 10 mi dicono Federica Bandini e poi il portiere Beatrice Lusignani, che sono le due di questa serata, ovviamente non ce ne voglio, ma abbiamo sei giocatori per noi questa sera. Intanto consentite anche di, tanto che stanno arrivando, di chiamare anche un applauso per due dirigenti che sono presenti qua questa sera, che sono gli artefici della costruzione di questa squadra, cioè Lorenzo Rinotti, responsabile dell'area tecnica, e Andrea Gerassi, che è il direttore sportivo, che hanno aiutato questa squadra, insomma, che sta così questo gruppo, insomma, questa società che sta così ben figurando. Allora, sono arrivate le ragazze, io mi sposto per il riconoscimento. Intanto ecco qua anche Lorenzo Minotti e Andrea Galassi che sono, prego, ecco qua la signora Mirenza che è una super ultra tifosa e che non ha voluto mancare in questo caso finalmente anche il riconoscimento a ragazze, a giocatrici che insomma indossano la maglia del padre, quindi è una bella novità di questa stagione, e speriamo che anche loro insomma abbiano un campionato che continua a essere ricco di soddisfazione.
abbiamo consegnato ancora, e c'è un riconoscimento anche per Lorenzo Minotti, qua non ci sono bisogno di grandi, presentazioni, e poi anche per, ecco qua, grazie. Allora, ecco qua, abbiamo insomma questa prima tranche di premiazioni, inizio, vado in ordine, anzi, scusate, ecco, muore la... questo sarà anche per obblighi naturalmente di cortesia. Allora, ragazzi, 5 partite, 5 vittorie, tra l'altro anche con un esordio, diciamo così, al Tardini, che insomma credo qualcosa volete. Allora, come va? Come sta andando questa esperienza? Ecco, ogni tanto il ritorno si abbandona. Tu dove giocavi lo spazio, dove giocavi, vediamo. Ecco qua, perché è proprio un problema di presa dell'antenina. Dove giocavi lo scorso anno e come è arrivato insomma la scelta di essere qui a Parma, è una bella esperienza. Sì, l'anno scorso giocavo nel Calcio di Canceto, quest'anno c'è stata questa opportunità, è un sogno che si realizza per tante di noi, e speriamo di non avere meglio questa maglia. Certo, anche perché tante appunto proprio giocavano già in zona, appunto con squadre della provincia, eccetera, non c'era una squadra della città femminile, insomma, di un livello almeno insomma abbastanza importante, che fosse puramente amatoriale. Qua, ecco qua, c'è il problema proprio dell'antenna, della microfono. Insomma, un inizio travolgente, 5 vittorie consecutive, speriamo che insomma sia di buon auspicio per il campionato, magari insomma per arrivare in fondo con qualche buona possibilità, anche chissà, di fare festa alla fine. Sì, speriamo di fare festa tutti insieme, insieme anche ai ragazzi. Vicino. Però non va, mettiti da questa parte di qua. Proviamo a spostarsi, perché probabilmente c'è un problema di antenna, scusate, ma sono problemi tecnici questi. Sì, speriamo di continuare, di fare festa tutti insieme ai ragazzi, e chi ben comincia di solito il padello. E allora davvero grazie. Allora, invece tu come giocavi l'anno scorso, e insomma anche qui nel Parma, insomma è un'esperienza bella, diciamo questo è anche il solito Tardini, che insomma credo un certo effetto lo faccia, no? Quindi faccio parte della vecchia. Beh, insomma, però, per modo di dire, allora, ecco qua, sempre, ecco, andiamo per più avanti, perché proprio c'è l'antenna che ogni tanto si è fatto. Però adesso per esempio giocare per la mia città è tutta un'altra cosa. Quindi l'entusiasmo è diverso, siamo molto più motivate e siamo contentissimi. Quello detto prima, ci stanno picchiando tantissimo, a noi piace questa cosa, ci siamo già abituate. E speriamo di portare a casa dei risultati anche con le squadre più impegnative. Adesso incontreremo Regione, che è secondo la classifica, e San Marino per prima, con noi quindi speriamo. Certo, insomma, vediamo anche queste prove impegnative, però l'inizio è stato buono e l'entusiasmo non manca, quindi grazie naturalmente a, lo ricordo, i loro nomi, Federica Bambini e Beatrice Lusignani, tra l'altro anche insomma, con 5 ragazze che sono state convocate anche nella rappresentativa regionale, un bel inizio e tanto entusiasmo anche per questa avventura. Grazie a voi e speriamo insomma di ritrovare voi o altri compagni di squadra proprio in queste feste, serate di allegria collegate al Parma Calcio. Grazie allora a voi, intanto chiamo qua Lorenzo Minotti, che insomma non ha bisogno di particolari. Lorenzo Minotti, qua faccio una piccola chiosa personale, perché in una trasmissione radio che conduco alla TV Parma lo avevo proprio chiamato, sentito non tantissimo prima che decidesse di affrontare questa avventura, ma era insomma non nell'aria ancora la cosa, e proprio mi ricordo, se ne ha parlato, Parma, insomma sempre bel ricordo, si torna, insomma che sarebbe anche chissà insomma un domani, vedremo cosa succederà, con i tempi in cui insomma non si sapeva quale sarebbe stato il futuro della squadra, della società. Sei venuto qua un gruppo di persone, del tratto mi sembra l'allenatore, mi sembra che tu lo conosca, adesso è ovvio, così mi pare che così in qualche difficoltà di comunicazione non dovrebbe essere. Però scherzi a parte,
costruite in fretta e furia, a fine luglio la certezza di poter disputare il campionato di Serie D, a Ferragosto ricordo ancora gli allenamenti di Giappononi con 10-12 giocatori effettivi, cioè già tesserati e gli altri in prova per vedere il gruppo dopo il Ferragosto, insomma, però mi sembra che le cose non stiano andando male. Assolutamente, però non era neanche così scontato, perché effettivamente siamo onorati di essere stati scelti da questa società, perché effettivamente il Parma negli anni non c'entra niente per struttura, per storia e anche per come siamo organizzati in questo momento. Però anche è vero che arrivare ai primi di agosto, quando gli altri si stavano già allenando, io non avevo neanche idea di che fossero i tuoi giocatori, con la pressione che c'è, cioè, sono tutti qua contenti, felici, però io credo che la sentiamo molto questa responsabilità e il fatto di dover portare a casa il risultato, di dare di nuovo il futuro importante a questa società. La cosa che cui ci sta dando più soddisfazione è l'aver scelto dei ragazzi di un certo tipo, dato la loro capacità sportive, calcistiche, che ovviamente non erano difficili da valutare, il difficile era mettere insieme delle persone e farle diventare una squadra. Questo credo che sia la cosa più bella che sta nascendo e credo che sia il risultato più bello che abbiamo ottenuto, perché effettivamente al di là della bravura di questi giocatori, cioè, fare una squadra non è che tu prendi i migliori, li metti insieme e vanno a fare un fantacalcio. È una squadra fatta di equilibri, fatta di ragazzi che devono trovare un'armonia, un'empatia fra di loro e soprattutto devi trovare delle persone che accettino una piazza così importante, però che, cioè, sanno che purtroppo per vincere ci vuole una rotta molto ampia, quindi a turno qualcuno è costretto a stare fuori, ci sono delle scelte che vanno ancora fuori, magari ultimamente anche dei giocatori che probabilmente con la Serie D non c'entrano niente, poi magari sono costretti qualche domenica anche a non giocare in orari dilettanti, può sembrare strano, però credo che tutti hanno invece capito che questa è un'opportunità unica per loro, è l'occasione della vita e credo che lo stanno dimostrando proprio con l'impegno, con la dedizione, con le motivazioni che hanno trovato e che stanno dimostrando sul campo. Detto questo, una ulteriore invece cosa che va detta è il pubblico. 10.000 abbonati, ma non è tanto il numero, perché magari poteva essere agevolato anche dal fatto che i prezzi erano davvero ridotti per cercare naturalmente di portare il tifoso Tardini, ma soprattutto presenti, perché sulle spalle Tardini oggettivamente si vedono e si sentono le 10.000 presenze che allo stadio, insomma, è solo sulla carta. Questo in trasferta 100, 200 persone, 1.000 persone, insomma, anche questo è un grande stimolo. Ah, indubbiamente forse l'elemento che emerge in maniera più forte in questo periodo, perché che il Parma potesse vincere spesso e volentieri se lo aspettavamo un po' tutti, che la squadra fosse costruita per certi obiettivi lo sapevamo, però quello che stupisce chi vede questo progetto, questo fenomeno che sta nascendo è appunto l'entusiasmo, la partecipazione della gente, che non ha niente a che fare, ripeto, con questa categoria, perché proprio sembra la settimana scorsa sono usciti dei dati dell'osservatorio e Parma come presenza addirittura nel 22° posto di tutto il calcio italiano, e quindi questo testimonia come la gente avesse voglia di ritrovare così dell'entusiasmo, ritrovare dei valori, di potersi identificare l'identità nel senso della partenza fra squadra, più fuori, città, che forse da quel tempo mancava. Quindi questa è la cosa più bella, adesso sarà a noi non disperdere questi valori, non disperdere questo patrimonio, soprattutto dimostrare giorno per giorno di meritarcelo e di essere all'altezza. Bene, l'augurio naturalmente è di un buon proseguimento di lavoro, grazie a Lorenzo Minotti. Due parole per anche di Luca Andrea, che è stato il geometra, il costruttore paziente di questa squadra, di giocatori,
conosciuti, insomma anche con la rete di osservatori, insomma, hai messo in piedi una squadra a distanza di circa 30 anni dalla tua presenza a Parma come calciatore, lo ricordiamo nell'anno con Arrigo Sacchi che era a Parma come allenatore, Galassi era uno dei suoi giocatori più affidabili, un centrocampista di sicuro affidamento, adesso insomma, costruito questo gruppo, questa squadra, si è andati, insomma, le aspettative erano quelle di fare un campionato di vertice, ma direi che insomma, davvero è riuscito tutto, diciamo che è finito abbastanza bene. Sì, innanzitutto è giusto chiarire su cui questa squadra, questo gruppo è venuto fuori da un'equipe di lavoro che è costruita da me, da Lorenzo, da altri collaboratori, magari esterni che abbiamo contattato, ma da mister che ha condiviso con noi ogni scelta. Come diceva Lorenzo, questa cosa non è proprio così scontata, cioè noi siamo partiti in ritardo, 3 di agosto hanno 5 giocatori e 25-20 in prova, e è venuta fuori secondo me una squadra molto competitiva, ma soprattutto è venuta fuori un gruppo importante, perché si possono mettere insieme tanti giocatori, ma che questo mix funzioni non è così scontato. Credo che l'alchimia di questa squadra sia un po' questa, il fatto che abbiamo misurato bene le caratteristiche tecniche, ma soprattutto anche le caratteristiche umane. È un gruppo importante che dimostra anche delle difficoltà, questo fa parte di questa squadra, e di saper reagire, di sapere anche affrontare momenti difficili, minuti, con sofferenza, con tempo, e poi tirare fuori cose importanti, andare a vincere una partita che sembrava scontata sulla carta, ma poi si è rivelato un po' più complicato di questo. Credo che insomma non sia stato facile, però siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Bene, credo insomma anche i tifosi. Grazie allora a Galassi e Rinotti, è arrivato il momento quindi di salutare, anche perché alcuni sono conosciuti, ma insomma certamente molti anche insomma ancora devono identificare molti dei giocatori che fanno parte di questo gruppo. E senza naturalmente una toglia, ma c'è anche l'ordine alfabetico che è venuto in questo, ma è anche una scelta proprio così di casa, perché ha voluto rimanere nella squadra della sua città e sta avendo un ottimo rendimento in campionato, e quindi il primo che chiamo qua è proprio il Parmigiano, che era nelle giovanili l'anno scorso, per quest'anno in particolare in Serie B, Lorenzo Adorni, passato di ancora compiere 17 anni, non 17, 17, ne ha 16, cioè non deve compiere 17, siamo in classe 1998, a dicembre se non sbaglio, e sulla fascia, insomma, come laterale difensivo sei rimasto, una scelta ben precisa, già insomma che è stato elogiato al suo tempo con tanti altri che se ne sono andati, ma è stata una scelta tua, ovviamente assieme alla tua famiglia, hai voluto restare e adesso tu stai ripagando sul campo questa scelta, ma è stata anche una scelta credo importante e premiante, perché insomma, in questo campionato di Serie D così giovane ti sei trovato, sembra insomma quasi un veterano, è stato detto. Grazie, è stata una scelta soprattutto di cuore. Per adesso è una bellissima esperienza che mi sta facendo molto crescere. E molto importante, insomma, e per il futuro naturalmente è bello, tra l'altro, sapere insomma che c'è proprio anche un parmigiano, come anche un'anima parmigiana in questa squadra, capitano Carelli naturalmente è un po' la chiosa di tutti, ma se non sbaglio ha già avuto occasione anche di vestire per alcuni minuti anche la fascia di capitano, o più non lo ricordo male. Sì, un amichevole. Comunque è comunque importante, no? Sì, benissimo lo stesso. Insomma, da tifoso a prima giocatore giovanile, adesso dalla prima squadra, un sogno che si avvera e che adesso stai dimostrando sul campo di verità. Sì, è un sogno che si avvera. Quando sono bambino, che venivo a vedere le partite allo stadio, che speravo di giocare da lì. E quindi insomma, poi davanti a 10.000 persone, non a 4 gatti. Grazie allora, Lorenzo Adorni, per noi il riconoscimento da parte di Palma Club per la sua partecipazione a questa serata, e poi naturalmente le foto di rito che non possono mancare. Un altro giovanissimo, questo toscano, che proprio domenica ha esordito ottimamente con una bella prestazione nella partita giocata domenica al Tardini, e parliamo di Alessio
Agrifogli, Toscano di Prato, classe 1996, quindi giovanissimo anche lui, quota anche con rispetto a quattro giocatori giovani che devono essere comunque sempre schierati in campo. È cresciuto, se non ricordo male, a quanto ho detto nelle giovanili dell'Empoli, adesso insomma questa avventura in Serie D nel Parma, ma insomma di fronte a un pubblico che magari insomma si vede se si va da tifosi allo stadio, ma non è frequente questi diretti. No, no, il pubblico è sicuramente da Serie A. Anche se diamo Serie D, comunque il pubblico, l'affetto e tutto rimane sempre quello da Serie A. Ecco, l'esordio di domenica proprio al Tardini, insomma, con tantissima gente, così come è stato. Negando non ti sono fermati, perché la prestazione, insomma, tutti i voti sono stati positivi e riconoscimenti della tua prova. No, le gambe non mi sono tremate perché ovviamente c'è uno stimolo in più di fare uno stadio molto del Tardini davanti a moltissime persone, con un'atmosfera bellissima che spero rimanga questa sempre, e spero anche di dare sempre il massimo, di riuscire insomma, a prendere gli applausi del pubblico. Bene, allora grazie, allora Lorenzo Agrifogli, giovane, insomma, speriamo che anche lui abbia modo di dare ancora tanti contributi a questo Palma Calcio 1913. Un altro giovane, sempre comunque di età, anche se sono 25 anni, sembra quasi un veterano dopo i due ragazzi che lo hanno preceduto, ed è Michael Benassi, che anche lui è un importante pilota di questo Palma Calcio 1913 sotto la guida di Gigi Apolloni, è primo nel girone, per lui proviene anche lui dalla Toscana, esperienze prima nella Spezia di Reggio e poi nella Carrarese, e adesso l'approdo qui a Parma in questa stagione, ecco, ma vedo che arrivi con ecco qua, ma che lui è ecco qua, ecco, ciao, ecco qua, guarda, eccolo qua, è il secondo che è stato qua tutta la sera, ho visto, bravissimo, allora, come si chiama? Ah, benissimo, ecco, allora, Michael, la scelta di venire qui a Parma, anche per te è una scelta importante, e hai giocato insomma anche in squadre importanti, anche la Carrarese, lo sei, il Tamburi, insomma, la tradizione, però insomma Parma è importante, no? Sì, sì, è importantissimo perché è proprio un'altra realtà, ci ha abituato anche a Legaprona, ricordiamo Michael Benassi ha le spalle proprio passato diversi campionati in Lega Pro, quindi in una divisione superiore rispetto a quella attuale. Sì, però parte il campionato, il resto è tutto rimasto qua la prima Serie A. Certo, ad esempio il centro di Collicchio, il centro sportivo di Collicchio, ecco qua, ah, vuoi venire in spalla, dice, anche tu così che vedi, ecco qua, eccoci qua, ciao. Allora, buonasera, l'ultima cosa, c'è proprio questo, insomma, un esempio per tutti, il centro sportivo di Collicchio. Tante cose che il calcio di ora fanno differenza. Certo, e insomma sul campo i risultati stanno premiando, e credo insomma anche la tua scelta, tu venendo qua già è convinto, ma rimanendo e vedendo questo insomma la convinzione si è aumentata. Sì, sì, sono convintissimo e sono contento di aver fatto questa scelta. Grazie allora, Marco Benassi, eccolo qua, ci conosciamo anche fisicamente tutti, così anche per avere un altro giocatore del 1996, quindi stasera abbiamo davvero tanti giovani in rappresentanza qua della squadra, ed è Michele Messina, lui del 96, quindi giovanissimo, ancora 19 anni per lui, ancora qua, che proviene dalle giovanili dell'Atalanta e quindi poi ha approdato qui a Parma, che è la sua prima esperienza, il campionato di tantissimo, diciamo la prima esperienza, possiamo dirlo, professionistica, nel senso che in allenamenti, partite, preparazione e quant'altro sono quelle di una società professionistica, come ti sei trovato, tra l'altro insomma, in un gruppo importante, giocatori esperti, ma anche tanti ragazzi della tua età, e questo credo che aiuti anche l'inserimento. Sì, io ho già dato una pianta nella prima intervista che nonostante il campionato di Serie D, i compagni e
tutto quello che si sente intorno è sicuramente importante per la categoria, quindi sono molto contento di essere. Ecco, contento, come hanno detto anche i tuoi compagni. La scelta, tu come è arrivato, come è stato, insomma, la possibilità da, insomma, da settori giovanili, come accade spesso in Serie D, tra l'altro perché c'era anche questa norma dei quattro giocatori giovani, ma come è arrivato in contatto con il Parma e con questa realtà, e quindi poi, insomma, dopo un pochino è andato bene, perché sei qua, quindi questa è la dimostrazione. Sì, ho avuto varie proposte anche da altre squadre, ma io appena ho avuto la possibilità di non pensare questa maglia, ma anche i gruppi sono stati pochi e penso che chiunque avrebbe sempre portato lo stesso nome. Certo, e allora anche per Michele Messina il riconoscimento e il ringraziamento per aver scelto Parma e il Parma per questa sua avventura nel calcio di Serie D, ma calcio insomma a livello importante, e tanti giovani, ma stasera abbiamo anche una presenza di un giocatore di quelli di esperienza che fanno parte anche di questa rosa, ce ne sono diversi, un giocatore che è qui con noi stasera, che insomma ha caratterizzato tutto rispetto alle spalle proprio nelle stagioni scorse, anche due stagioni di campionato di Serie B da titolare nella Ternana e comunque una carriera interamente tra C1 e C2, ed è Chris, visto che è il nome di battesimo di Vietta, che tra l'altro è un grande classico, quindi esperienza di lungo corso che mi fa davvero poi fare confronti importanti. Vediamo proprio stagioni passate, recentissime, 2 anni da titolare della Ternana in Serie B, e quindi insomma confronto importante con Patrato Terni, insomma anche una piazza con supposi appassionati. Arrivando a Parma, tu ti aspettavi comunque al di là del nome e tutto quello che si dietro al nome Parma, ma ti aspettavi un entusiasmo, una coerenza di questo genere? Sicuramente mi aspettavo di trovare entusiasmo, diciamo che mi ha sorpreso tutta questa gente, comunque l'entusiasmo che si vive in città, allo stadio, anche questa serata. Comunque ringrazio pure per l'invito, è bello, e speriamo di farlo continuare attraverso le nostre prestazioni e con i risultati. La caratteristica forse di questa squadra, al di là appunto del fatto delle ambizioni, di un gruppo che dove insomma magari alcuni di voi si conoscevano, sono portati avversari, ma non c'è un gruppo pregresso, cioè siete partiti tutti assieme per costruire questo gruppo, e questo insomma poteva essere un handicap, invece si è dato forse proprio la spinta anche in più, oltre alle qualità ovviamente del giocatore. Sì, diciamo che quando non si sta tanto insieme si possono trovare delle difficoltà, ma dato merito comunque ai direttori di costruire una squadra in poco tempo, di aver trovato dei buoni giocatori, ma soprattutto dei bravi ragazzi, perché quando si sta in un gruppo, se si hanno dei bravi ragazzi è meglio. Certo, perché insomma anche l'armonia è importante oltre alle doti tecniche. Prima in classifica, non bisogna abbassare la guardia comunque, perché insomma fino adesso le cose in campionato sono andate molto bene, c'è stata l'unica battuta d'arresto poi ai rigori di Italia, ma il campionato parlo di battuto, nessuna rete subita su azione, insomma tutto bene, ma attenzione perché il campionato è lungo, no? La Serie D è un campionato lungo, 38 partite, insomma, sono tante. Hai detto bene, assolutamente, abbiamo fatto 11 partite, Thank you.
un veterano, parate domenica. Domenica nessun tiro, la scorsa domenica da parte dove, però parate importanti nei fatti, come va? Parlo italiano, sapete qualcosa in inglese che puoi fare, non c'è problema. English è la sede. Host going this experience, come faranno questa esperienza in Parma Football Team, and you have also put chances in complete. I feel happy for my team that we're doing good now, and I hope we continue like this. So yeah, I've been performing good, so I hope it stays like this. Ecco, spero di continuare così perché ha avuto buone prestazioni e si trova bene, insomma, la scelta che ha fatto, insomma, si sta rivelando giusta e spera che le cose continuino così. Just for a curiosity, how did you know, how did you arrive in contact with the Parma football team and arrive here in Parma? It was my job from my agent and with the club, so... È stato il suo procuratore che lo ha fatto contattare con te, e da lì poi è arrivata la scelta di giocare nel Parma. You figured in this football, in this fourth division, but it's quite good as a football team, and Parma calcio, 10,000 people in the stadium. What do you feel the first time you arrived in the stadium for me? The feelings are amazing. I like the scene, I like the people are very nice, and it's amazing when you come and play at home in the Stadio Tardini. It's an amazing feeling. Dice, è veramente eccezionale giocare allo Stadio Tardini di fronte a tutta questa gente, comunque ha apprezzato già la città e soprattutto anche l'affetto dei tifosi. So, thank you, buon artista, un po' più che hanno fatto. Abbiamo esaurito la fase delle proiezioni i nostri ospiti, tra poco ci sarà il taglio della torta ufficiale e poi tra poco ci ritroveremo comunque.